Oh, non buono, famo figure, che siamo da Rolling Stone. Ah, siamo da Rolling Stone. Rolling Stone. Vedi questo. Acceso i Vabbè, io vado, ragazzi, perché. No, si è vai. Fatta una certa. Ma quella è de cera, no, poi tocca se squaglia. È de cera, vabbè, che ne so. C'è anche un basso. C'è un basso che nessuno sa suonare. Buonasera. Posso passarti? Sì, sì, certamente. Sì, ciao Chiara. Ciao Chiara, come stai? Ti ricordi, no? Dai, come non ti ricordo? Alto, magro, occhi azzurri. Sì, non sei tu, quello è argentero. Hai capito questo? Alto. Mo sono bagnato. Sì, per come stai, Chiara? Io faccio del product placement. Ah, però, beh, no, cazzo, quello è vecchio, mettiamoci quello nuovo. Maestro, dai, vai, sparala. Vado. Chi sono? Bravissima! Chi è Leonardo? Leonardo DiCaprio, Leonardo DiCaprio, se... 15 anni che somigliavo a DiCaprio, sono la custodia di Leonardo DiCaprio. È sarcofago. Vagamente a una persona molto miope posso ricordare Leonardo DiCaprio, però che è un po' derazzato, diciamo Leonardo DiCaprio che ha lavorato a McDonald's 25 anni. Sì, oh, abbiamo una notizia che saranno pure affari nostri, che vuoi? Che abbiamo anche... Ma... Sì, vabbè. Molto piacere, sono Leonardo DiCaprio. Sì, ora siamo arrivati guardo, a fare un'intervista, sì. Ma ne sta scaturendo qualcosa di ingovernabile. Ragazzi, in ma realtà. Che... Non si riesce. Ma il numero di sto pusher, ma ce lo date? Perché... Forza. Oh. Ecco. 5 anni di coma. Bella roba. Col padre al fin de vita, se sono venduti la casa di famiglia. 4 figli, un problema, un padre in coma, si vende la casa, papà si risveglia. Nostro padre è un miracolo vivente. E mo chi glielo dice che abbiamo venduto casa? E vabbè, glielo diciamo tutti insieme. L'investimento va definitivamente a mignotte. Si può dire? L'abbiamo detto. Ok, hashtag, lo so cacchi. Parliamo col bavoso e chiediamogli se ci lascia casa qualche mese in più. Alex finisce male, finisce proprio male. Alex, mio fratello, è un grandissimo casinista e stavolta si è impegnato in una cosa che ha molti problemi economici e allora per questo motivo ci spinge a vendere la casa di famiglia. Oreste è un grande musicista. È un musicista, ecco, un musicista, un compositore che fa anche un gesto coraggioso nella vita perché non era questo. Che molla il lavoro in orchestra per provare a scrivere l'opera che dovrebbe cambiargli la vita. Beethoven, papà. Ta-ta-ta-ta. Non lo so, perché dovrebbe rispondere Fresia. Vabbè, rispondo io. Sai come ci si sente? Tranquilli, perché le fan di Lino Guanciale scrivono a me. E mi scrivono, che tu stai da lavorare con Lino Guanciale? Mi fai un video per il compleanno di Francesca Roberta Antonella? Ma senti, perché lui non è social e tu sì, gli fai una foto mentre si cambia i calzini? Gli fai una foto mentre si cambia le mutande? È tutto vero. Giuro, ce l'ho, vi faccio vedere in diretta. Guarda, ce n'ho uno dopo domani, te dico quello. Vado a vedere un concerto all'Auditorium, vado a vedere la quinta di Beethoven, a sentire la quinta di Beethoven e il sogno di una notte di mezz'estate di Mendelssohn. Dove c'è la famosa marcia nuziale. Mi commuovo quando la sento. Hai capito? Radiohead a Milano 2008. È passato un po' di tempo, però... Vuol dire che stiamo a lavorare, dai. Esatto. Va bene così. Va bene così. Arca miseria, Madonna, tre brani. Difficilissimo. La più bella sei tu, quartetto eccetera. Il cui titolo vero è Musetto. E io ti dico Amsterdam di Jacques Brel. Life on Mars di David Bowie. Io che amo solo te di Sergio Endrigo. Per fare un tavolo ci vuole il legno di Sergio Endrigo. I cigni di Balacà di Albano e Romina. Mette già una pezza. Fiumi di parole, Jalis. La casa di famiglia, Lino Guanciale. 16 novembre. La casa di famiglia. È neomelodia, no? Certo. Scusami. Se l'intervista sta andando. Ma ne tu scusaci. Ciao, Rolling Stone. Ciao.